Benvenuti, ciao, alla nostra rubrica C'era una volta. Io sono Costanza e qui ci sono i miei compagni di viaggio che adesso ti presento. Giorgia, Fabrizio, Elisa. Eccoli, Giorgia, Fabrizio, Elisa e te che ci stai guardando. Siete pronti ragazzi? Sì. Cosa si fa in questa rubrica? Si raccontano storie. Oh, si inventano storie. Molto bene, sai benissimo che qui inventeremo delle storie. Però voglio farti notare una cosa. Cosa c'è qui a terra? Se vedi bene, ci sono delle uova di cioccolata. E è un argomento molto importante di cui voglio parlare a te e voglio parlare anche a voi. Grazie a queste uova è possibile sostenere l'associazione ONLUS Aiutiamo la Stella a Brillare. Dunque, ci sono delle associazioni che sostengono, aiutano i bambini con particolari malattie neurologiche e Aiutiamo la Stella a Brillare è proprio una di queste. Quindi grazie a queste uova è possibile sostenere questa ONLUS. Forza! Bene ragazzi, siamo pronti? Adesso cosa faremo? Inventeremo una storia sul nostro bel libro. Cosa mancano? Le pagine. Mancano le pagine, per fortuna le abbiamo. Cosa manca in realtà? La storia! Vedi qualcosa? Beh, direi proprio di no. Io vedo solo un pennarello e delle pagine bianche perché, come sapete tutti, dovremo inventare una storia. Molto bene, cominciamo con il nostro... C'era una volta. Però dovete essere dei collaboratori perfetti. Cosa mi suggerite? Cosa dobbiamo fare adesso? Tu ricordi cosa facemmo nella scorsa puntata? Ma dai, Elisa, bravissima! Dobbiamo effettuare il nostro bellissimo riscaldamento della fantasia. Cominciamo. Suggeritemi cosa dobbiamo fare adesso? Chiudere gli occhi. Molto bene. Allora, io li chiudo, mi fido che anche voi li chiudiate. Fabrizio, non imbrogliare, chiudi i tuoi occhi. Giorgia, Elisa, ok, e anch'io li chiudo perché è giusto così. Abbiamo tutti gli occhi chiusi. Allora, testa sulla spalla destra, testa sulla spalla sinistra, testa indietro, testa in avanti, occhi aperti, diamo il via alla fantasia! Molto bene! Allora, per costruire la nostra bella storia abbiamo bisogno di Ina. Chi era Ina? La borsina! Ina la borsina! Se non ci fosse lei sarebbe difficile inventare le storie. Molto bene, adesso vi passo la mia borsina magica. Inizieremo a pescare. Oggi faremo qualcosa di diverso. Preparati! Avremo non degli oggetti. Avremo delle... Parole. Ma siete dei collaboratori perfetti. Tu avevi pensato che potessero essere parole? Beh sì. Abbiamo delle parole. Oggi utilizzeremo le parole. Badate bene. Nella nostra fantasia, un aereo può nuotare, una macchina può saltare e una scarpa può... cantare, parlare, quindi vuol dire che tutto è possibile. Allora vi passo la nostra bellissima borsina. Pescate, pescate, perché qui dentro, qui ci sono delle parole. Vai Giorgia, inizia tu. Chissà cosa pescheranno. Cerca una parolina. La borsa sembra piccola, ma non lo è. È profondissima. Oh, è uscito un borsellino. E ma in questo borsellino cosa ci sarà mai? Ah, ci sono dei bigliettini. Pescane uno a caso. Eccolo. Uno pescato da Giorgia. Uno pescato da Fabrizio. Prego Ina, ritorna al tuo posto. Alla prossima storia, mi raccomando. Io non so davvero il bigliettino che loro hanno pescato. Non so quale parolina abbiano trovato. E come tu ben sai, tutto inizia adesso. Non è nulla di preparato. È tutto frutto della fantasia e dell'invenzione che di qui a poco metteremo subito in atto. Allora, Giorgia, apri la tua bellissima parolina. Coperta. Coperta. Vogliamo mostrarla ai tuoi amici da casa? La parola, la prima parola è coperta. Ti suggerisco, inizia a pensare, una coperta magica cosa potrebbe fare? Va bene, ok, coperta, vuoi metterla davanti a te? Mettila, ok, grazie, vai Fabrizio, tu? Apri. Cuscino. Ah, ma guarda un po', coperta, cuscino. Ti posso assicurare che non è stato preparato nulla, sembra, ma non è così. Vai Elisa. Balena. Ah, oh dai, allora, ripetiamo le paroline.
coperta, cuscino e balena. E adesso cominciamo la nostra bella storia. Io direi di cominciare da Elisa. Dunque, c'era una volta una balena di nome Lena. La balena. Lena la balena, vi piace? Sì. C'era una volta Lena la balena che era una dormigliona. Solitamente le balene dormono dove? Nell'oceano. Nel mare. Solitamente le balene dormono nel mare. Lei era una balena molto particolare, si chiamava Lena la balena e voleva andare a dormire in una casa perché lei soffriva molto il freddo e dunque voleva avere a disposizione una coperta. Molto bene. Comincia il suo viaggio dal fondo del mare per arrivare in una casa e inizia a nuotare. Nuota. Cosa vuole fare una balena? Che è gigante, gigantissima. Vorrebbe qualcuno che la spinga verso il mare e verso la terraferma. E chi trova? Un cuscino. Un cuscino che la spinge. E questo cuscino da dove è uscito? Dalla coperta. Dalla coperta. E questa coperta dove si trovava? Nella casa. Vicino alla terraferma. Ah, ok. Allora qui tutto ha un senso, perché vi spiego. La balena è una balena magica. Aveva scritto letterine ai bambini della terraferma perché desiderava avere una coperta. Tutte queste letterine dal mare sono arrivate a tutti i bimbi sognatori e c'è stata una bimba in particolare che ha letto la preghiera della balena. Come si chiamava questa bimba? Non ricordo. Francesca. C'era questa bimba di nome Francesca che aveva letto la lettera della balena, nella quale la balena diceva: cari bambini, io desidero venire in terraferma perché vorrei dormire in un vostro letto, in una coperta caldissima su un morbido cuscino. La bambina di nome Francesca accetta la richiesta della balena e decide di spedire nel mare la coperta con il cuscino. E ma come le spedisce, scusa? In che modo questa coperta e questo cuscino arrivano nel mare? Buttandoli nell'acqua. Ah, e non si sono bagnate? Con un loro amico. Ah, e questa coperta e questo cuscino non si sono bagnate nel mare? No. Perché era un mare magico. Perché era un mare magico. Ah, era un mare magico. Sì. C'era un loro amico che sì? Le ha portate. Che le ha portate come, Elisa? Dimmi. Le ha portate con un pacco gigante. Ok, abbiamo un pacco gigante che viaggia nel mare per portare niente meno una coperta e un cuscino a Lena la balena. A proposito, aspettate che l'amico chi era? Chi era questo amico? L'amico della bambina Luca. Era un bambino? Era un bimbo? No. E chi era? Un pesciolino. Era un pesciolino oppure? Un delfino. Ah, un delfino cavallo, insomma un animale un po' particolare che porta una coperta. Un delfino cuscino. Che faceva era molto birichino. Dai, allora questo delfino che dice che fa è fantastico. Come faceva questo delfino? No, vabbè, questo è simpaticissimo, molto bene. Abbiamo questo amico delfino che abbiamo già dato un nome? Non ricordo, abbiamo già dato un nome? Luca. Ok, questo delfino che fa il verso del cavallo, che con un grande pacco mette dentro la coperta, il cuscino della bambina Francesca, lo porta nel mare per raggiungere la nostra bella balena. Quando il delfino arriva alla sua balena, la sua cara amica balena, porta il pacco. Ah, finalmente balena, ma perché abiti così lontano? La balena dice: scusa, ma tu chi sei? Che ci fai qui? E l'amico Luca, delfino, cavallo, cosa dice? Sono venuto qui da Francesca per portarti questo pacco. Questo pacco? E cosa c'è in questo pacco? Io sono una balena gigante! Cosa ci può essere per me? Una coperta. No, dice la balena. Qualcuno ha ascoltato le mie preghiere, le mie lettere. Non è possibile, non ci credo. E chi è stata questa bambina? Francesca. Ah, e la balena dice: sono davvero contenta perché c'è qualcuno dalla terraferma che mi ha accontentato. Sono davvero, davvero felice. La balena prende la coperta, se la stende addosso perché abbiamo detto che la coperta si bagnava. No. Si bagnava, era una coperta magica. Il cuscino si bagnava? No. Non si bagnava. E cosa succede? Dove la stendono? Elisa, voglio sapere,
Su quale posto del mare la balena Lena stende la coperta per coricarsi? Dove si corica? Su? Ditemi un po'. Dentro un cartello di sabbia. Ah, ok. Allora abbiamo nel fondale marino un castello di sabbia che accoglie la balena con un bellissimo corallo, dentro il quale la balena stende la sua bella coperta e dorme. Però non possiamo finire così la storia. Dunque, cosa succede? La nostra amica balena vuole ringraziare la bambina per il bel regalo che ha fatto e dice al delfino: fermati qui, devi portare un regalo da parte mia alla bambina Francesca. Cosa le vuoi portare? La balena cosa decide di regalare a Francesca? Una sciarpa. Decide di regalare una statuina. Una statuina di cosa? Cosa rappresenta? La sua statuina. Una statuina a forma di balena? No, la statuina a forma di bambina. Ah, bene, mi piace. La balena Lena manda per il delfino che faceva... manda la bambina Francesca che sta sulla terraferma una statuina con la sua forma per ringraziarla del dono della coperta. Molto bene. Allora, abbiamo capito quindi che quando veniamo in aiuto di qualcuno che ci chiede aiuto, oppure quando aiutiamo qualcuno, quando magari non ci viene richiesto l'aiuto, però lo capiamo, è sempre bello, siamo sempre felici. E la gioia che ne ricaviamo dall'aiutare qualcuno è tanta. Ok, che titolo diamo alla nostra bella storia? La balena. Allora, comincia tu. Lena, la balena. Lena, la balena. E la bambina Francesca. E poi che altro potremmo aggiungere? Col delfino che fa dal verso strano. E la nostra bella storia così finì. Ma ci ricordiamo? Va bene, sì. Proviamoci. Allora ragazzi, cominciamo a trascrivere il titolo della nostra bella storia, dopodiché poi la leggeremo insieme e ci saluteremo. Allora, cominciamo. Dunque, inizia tu, Giorgia, a scrivere. Aiuto. Prego. Abbiamo detto Lena la balena. Il corsivo normale. Come vuoi, tesoro. Diciamo il corsivo, dai, ci alleniamo perché il corsivo fa sempre bene. Allora, Lena la balena. Dai, ci è piaciuta questa storia. Un po' è, guarda, non era nulla di preparato, lo sai, però è capitata la storia adatta e a quello che abbiamo detto all'inizio riguardo questa associazione. Dunque è nata una storia di un aiuto spontaneo, gratuito, e che è quello che noi possiamo fare anche con dei piccoli o grandi gesti. Lena la balena e la bambina Francesca. E poi, ma non ricordo più, parlavamo del delfino. Il delfino che dal verso strano. Dal verso strano. Che porta il regalo. Ah, però delfino fa rima con cuscino. Io ci proverei. Quindi? Il delfino. Allora, e il delfino dal verso strano che regala un cuscino. Dai, allora, dunque, continua tu. Lena la balena, la bambina Francesca, con il delfino, con Luca il delfino che regalò un cuscino. Perfetto, dai, e con la fantasia abbiamo creato una storia veramente, veramente bella. Con Luca il delfino che regalò un cuscino, dai, ci piace. E ormai si è capito, io adoro le rime, per cui se non c'è rima non c'è storia. E sono contenta perché anche in questo titolo abbiamo messo una rima. Molto bene. Che regalò un cuscino. E adesso ci salutiamo leggendo tutti insieme questo titolo, che è simpatico, devo dire. Allora, vai Fabrizio, mettetevi, avvicinatevi tutti. Ok, puoi dare a me il pennarello. Ok, cominciamo. Lena la balena e la bambina Francesca con Luca il delfino che regalò un cuscino. Ecco, anche oggi abbiamo dato libertà alla nostra fantasia, di questo noi siamo tutti felici. Ciao da... saluta? Giorgia. Ciao da Giorgia, ciao da... Fabrizio. Ciao da Isa. E ciao da me, ciao da Costanza.